L'iniziativa è stata promossa dal Comitato per la salvaguardia dell'aeroporto di Birgi per chiedere un intervento che permetta di salvaguardare il traffico aereo dello scalo. Cittadini ed operatori temono seri contraccolpi per il taglio dei voli comunicato da Ryanair. Il momento è molto drammatico, noi operatori lo sentiamo maggiormente, però insomma l'allarme c'è stato già tanto tempo fa, io l'ho lanciato tanto tempo fa, già da quest'inverno o addirittura da fine autunno, però in realtà non mi auguravo insomma, che potesse finire così. Non mi arrendo, ancora non mi arrendo, non ci arrendiamo noi che siamo intervenuti oggi qui alla manifestazione, speriamo insomma di trovare un minimo di speranza ancora per l'estate. Io è 4 mesi che a Marsala col sindaco Di Girolamo, che è una brava persona, dico ragazzi succede il casino perché non hanno programmato nulla, d'altronde dare tutto l'aeroporto in mano a Ryanair non è giusto neanche questo. Adesso siamo con l'acqua alla gola, dicono i sindaci, vedranno quello che possono fare. Per fortuna io non ne conoscevo alcuni, mi sembrano persone molto per bene, molto motivate nell'accontentare la cittadinanza, perché qui non è che se non ci sono gli aerei a Birgi ci rimetta il B&B, qui ci rimettono tutti. La vicenda che si intreccia con il bando ritirato da Largest dopo il ricorso presentato da Alitalia ed accolto dal TAR. Ma sul tavolo ci sono anche 2 milioni e mezzo di euro a suo tempo stanziati per le operazioni militari in Libia. E nei giorni scorsi il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani ha ricevuto una delegazione del Comitato per l'aeroporto guidata dal presidente del distretto turistico Giuseppe Pagoto. Cerami, tra l'altro, ha chiesto alla Regione la riassegnazione dei 2 milioni e mezzo di euro per destinarli ai flussi turistici nell'aeroporto di Birgi e per il piano promozionale. Lunedì il commissario del Libero Consorzio incontrerà il presidente di Airgest Paolo Angius. Il comitato intanto è tornato a ribadire le sue richieste a partire dalla costituzione di una cabina di regia. Il nostro comitato chiede in primo luogo che ci sia un'unica cabina di regia che possa, controllare e monitorare questa azione e chiediamo alla Regione di poter approvare questo piano strategico di promozione turistica. Abbiamo individuato il distretto turistico e la Camera di Commercio che si sono presi la responsabilità di poter usufruire di questi fondi. Ci sono questi 2 milioni e mezzo che si possono riutilizzare, che possono essere utilizzati per la promozione che possono essere utilizzati per la salvaguardia della stagione turistica 2018. Si tratta di soldi che possono essere investiti in promozione turistica e trasformati in tratte.